loves me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. Really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. Think there's a heaven where some screams have gone. I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? 'Cause what if I'm Ma abbiamo fatto questa mostra delle testimonie silenziose, questo è il terzo anno. Si basa su una ricerca che fanno sempre delle giovani ricercatrici della Casa delle Donne, e sulla ricerca sui giornali, quindi sfogliano tutti i giornali e hanno trovato 106 donne uccise. Purtroppo sappiamo che il dato non è realistico, perché sicuramente sono molte di più, e sono tutte donne uccise per violenza domestica, chiaramente con articoli terribili che in continuazione giustificano questi mariti che ha ucciso per amore, poi soprattutto molti di questi mariti poi si suicidano, quindi il giornalista con la pena che ha per questi uomini che poi si buttano giù o si uccidono, quindi sembra quasi il problema più grave questi poveri mariti che si uccidono. E quindi voi vedete donne di 20 anni, donne di 80 anni e vengono uccisi veramente in un modo terribile. Per cui abbiamo fatto questa mostra, adesso va a Strasburgo, al Parlamento europeo ci hanno invitato, è l'Istituto di Cultura Italiana, quindi per quello abbiamo, prima le facevamo sempre di cartone, adesso abbiamo investito un po' di soldi nostri purtroppo, perché appunto l'Istituto di Cultura ce l'ha chiesto, per cui siamo contenti che gira ed è una bella dimostrazione della cultura italiana, purtroppo anche questo è. 8 marzo, 25 novembre, tante date, tante ricorrenze. Ai noi una assuefazione al fatto che le donne possiamo essere uccise in un qualsiasi momento, in un qualsiasi contesto di gioia o di dolore, e guarda caso la mano omicida è sempre la stessa, della persona che hai più vicino, colui che dovrebbe amarti e che tanto ti ama da ammazzarti. La cosa pazzesca è che questa cultura è sempre più granitica e sempre più difficile da smuovere. Uno Stato italiano che investe tantissimi soldi in cose veramente futili non ha neanche bisogno di sostituirsi a una piccola associazione come la Casa delle Donne per non subire violenza per promuovere un'indagine statistica sul perché e sul per come si uccide, sul perché e sul per come si muore. Bisogna sempre affidarsi al volontariato. Siamo veramente uno dei paesi più arretrati del mondo rispetto a una guerra che è veramente diventata mondiale. Bisognerà cominciare ad armarsi di santa pazienza per sfondare quelle barriere sempre più radicate, che sono quelle che sulla violenza alle donne non scuotono le coscienze. Continuiamo a star male, a soffrire in silenzio, ad essere uccise come la cosa più naturale del mondo. Questo è l'ambiente che ci circonda. Ovviamente l'analisi non può finire con queste parole. Cosa fare? Come donne che abbiamo preso coscienza non possiamo stare zitte. Dobbiamo parlare e dare parola a chi ancora non ce l'ha, promuovendo azioni che possano veramente far sentire ognuna in dovere di non subire, ma trovare reti di donne che possano veramente aprire quelle porte, quegli appartamenti chiusi che sono il vero teatro delle tragedie quotidiane. Donne che sono maltrattate devono non sottovalutare e prendere coscienza che veramente il rischio di essere uccisa è altissimo. Ieri abbiamo fatto vedere questo film Tina di Tina Turner,
E anche lì un film, una storia di donna maltrattata, ha rischiato tante volte di essere uccisa. E sicuramente i centri antiviolenza hanno salvato tante donne, perché noi lavoriamo molto sulla presa di coscienza anche del pericolo, facciamo dei piani di sicurezza e tante volte le donne non ci vogliono credere che rischiano veramente. E io stessa, una donna che veniva da noi al centro, alla Casa delle Donne, è stata poi uccisa, per cui noi lo conosciamo benissimo questo problema, però penso che le donne devono prendere coscienza del pericolo, organizzarsi, chiedere aiuto ai centri, e sicuramente i centri dovrebbero essere molto rafforzati. Noi a Bologna abbiamo un centro, c'è da 20 anni, sicuramente è sostenuto in un certo modo, anche con tante difficoltà, ma in tutta Italia ci sono ancora pochissimi centri, al sud praticamente non esistono. Tanti centri hanno 500, 600 euro, ma neanche per pagare l'affitto, neanche per il telefono, sono veramente, non hanno le case rifugio. Noi abbiamo in Italia solo 40 case rifugio, non è niente. Sarebbero centinaia di donne che scapperebbero via prima se ci fosse un sostegno un po' più ampio, per cui penso sia necessario rafforzare la rete dei centri antiviolenza e dare aiuto concreto a chi sente questo pericolo, e purtroppo sono tantissime donne. Solo quest'anno da noi a Bologna, che è una città dove le donne lavorano, sono veramente avanti come emancipazione, sono venute 500 donne, di cui tantissime con violenza molto molto grave, per cui il fenomeno è enorme. Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. What if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? Hey, but I don't care, cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been here.